Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi parleremo del caffè americano. La storia narra che durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe statunitensi, che generalmente erano abituate a consumare caffè filtro, una volta entrate nella penisola italiana, avevano grosse difficoltà nell'apprezzare l'espresso, reputato troppo intenso dal punto di vista aromatico e gustativo per le loro abitudini, che generalmente prediligevano una bevanda più beverina, allungata. Ecco che i baristi a quel tempo decisero di soddisfare queste esigenze erogando un espresso accompagnandolo con dell'acqua calda a parte. Tutt'oggi questa bevanda viene realizzata allo stesso modo e rientra nel ricettario della caffetteria italiana, ma se ai tempi si poteva giustificare questa realizzazione per mancanza di attrezzatura dedicata al caffè filtro, oggigiorno il mercato propone diverse strumentazioni per realizzarla nella maniera corretta. Ora vediamo come comunemente viene realizzato il caffè americano nelle varie caffetterie. Ho preparato un espresso, quindi 25-30 ml di bevanda all'interno della tazza grande, con acqua calda a parte, 8/10 cl a una temperatura di 70-80 gradi. Avendo utilizzato l'espresso per la preparazione di tal bevanda, il risultato finale in tazza non sarà assolutamente paragonabile a quello di un caffè filtrato, in quanto utilizzando la stessa materia prima tostata per espresso, apporteremmo maggior amarezza in tazza. Il mio consiglio per la realizzazione dei caffè filtrati è quello di utilizzare un caffè di singola origine tostato più chiaro rispetto alla miscela tostata per espresso, al fine di conferire maggior dolcezza e aromaticità alla bevanda. In questo caso andrò a utilizzare il caffè Il Filtrato della Torrefazione August, di singola origine, proveniente da El Salvador, 100% arabica, tostato appositamente per i metodi a filtro, e che andremo a macinare per ottenere una corretta granulometria per questo metodo di estrazione manuale che si chiama V60. La bevanda che otterremo risulterà molto più dolce, piacevole e aromatica rispetto all'americano che abbiamo visto precedentemente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel frattempo vi ringrazio, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e per qualsiasi approfondimento anche sul metodo di estrazione che abbiamo visto insieme, scrivetemi in direct. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!